Ciao, io sono El Ghazi e questo è il canale di El Ghazi. Oggi vedremo insieme la storia di un artista che è molto macabro. Questo artista qui è molto molto strano perché lui era un fotografo, poi si è dato alla pittura e verso la fine della sua vita alla grafica in digitale. E tu mi dirai: perché è così strano? E io ti dico il perché. Sua moglie muore nel 98 e lui cade in depressione in quel momento. Ha subito un incidente e poi ha avuto degli incubi molto molto strani. Suo figlio si suicida un anno dopo che sua moglie muore e lui viene assassinato dal figlio del maggiordomo perché non gli ha prestato dei soldi nel 2005 con ben 17 coltellate. E appunto le sue opere sono legate ai suoi incubi, ai suoi peggiori incubi, perché ha deciso poi di dipingere questi incubi molto strani che aveva. Beh, vediamo dopo la sigla che cosa ha dipinto, perché l'ha dipinto e che cosa è successo alla vita di questo povero uomo. Ci sono artisti che meriterebbero, ma non hanno mai avuto questa notorietà e tutta questa attenzione, e questo artista è uno di questi. Questo artista, che ha un nome impronunciabile, ve l'ho scritto qui perché non riesco a pronunciarlo, ho cercato anche la pronuncia, ma è impronunciabile, si dice sia stato uno dei miglior pittori polacchi, no? della Polonia, e uno degli artisti più interessanti dell'epoca moderna. Ha vinto numerosi premi, ha avuto svariati riconoscimenti in giro per il mondo e le sue opere si trovano nei musei della Polonia, ma il suo nome non ha mai avuto, come ho detto prima, la notorietà che meritava. Ma lui chi è? Nacque nel 24 febbraio del 1929 a Sanok. Questo sono riuscito a pronunciare, la città dove è nato. Si trova nel sud-est della Polonia. Nato da una famiglia di imprenditori, studiò dapprima economia, ok? E poi in seguito si diplomò in un liceo, diciamo, clandestino durante l'occupazione tedesca della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la liberazione della Polonia, si iscrisse alla facoltà di architettura di Cracovia nel 1947. Nel 1951 sposò Zofia Stankiewicz, non riesco a pronunciare, il polacco non lo riesco a pronunciare. Nello stesso anno si laureò e divenne supervisore in un cantiere edile a Sanok, nella sua città natale. Per questo lavoro qui non era molto portato, cioè aveva proprio un rifiuto verso questo lavoro. Iniziò la sua fase artistica con l'architettura, sì, ma poi successivamente come fotografo, poi alla scultura e infine come pittore su olio, con l'olio o a olio, e poi alla fine della sua vita come grafico digitale. La svolta decisiva alla sua carriera la ebbe nel 1971, quando ha avuto un terribile incidente, e dopo questo incidente lui è stato in coma 3 settimane, dove aveva questi incubi, dove ha avuto delle visioni, e subito dopo questo incidente è uscito dal coma, ha iniziato a dipingere questi incubi su tela. Da quel momento in poi la sua arte ha subito una mutazione incredibile. Le sue opere hanno preso un surrealismo molto strano, tenebroso, esseri mostruosi, architetture assurde e paesaggi fuori dal comune. Sono uniche e dentro un contesto un po' molto, un po' strano, un po' cupo. Quando era depresso viveva dentro questa bolla di oscurità e vedeva vedeva queste figure strane. La sfortuna non l'ha mai abbandonato fino al suo ultimo giorno di vita. Pensate, nel 1998 muore la moglie
e la vigilia di Natale dell'anno successivo, nel 99, si spedisce il figlio, che era l'unico figlio che aveva. E poi lui stesso è stato assassinato dal figlio del maggiordomo che viveva in casa sua, perché non voleva prestargli dei soldi, e quindi questo qui l'ha colpito con addirittura 17 coltellate. È stata una sfortuna nella sua vita incredibile, molto tragica, molto, molto pesante. Sono cose, una successione di cose che sono molto pesanti. La sua morte è avvenuta nel 2005. Il mio parere è che è una cosa molto tragica, e sapere che una persona soffriva così tanto e esprimeva nei suoi quadri, gridava attraverso i suoi quadri. La cosa che mi colpisce di più è che dopo questo coma e dopo tutti questi traumi che ha avuto, metteva tutto nella tela, esprimeva tutto nella sua tela. Non capisco come mai una storia del genere non ha mai avuto, diciamo, spazio, raccontata per il grande pubblico in generale nel mondo, perché è una storia molto curiosa, una storia tragica, molto molto tragica, ma anche molto curiosa. Ma lui era molto talentuoso, aveva molto talento, infatti aveva uno stile abbastanza unico, e riusciva a esprimere tutto quello che sentiva dentro attraverso i suoi quadri. Non posso nemmeno immaginare che cosa sentiva dopo tutte queste esperienze, dopo una vita di diciamo, sofferenze molto tragiche, e non posso immaginare nemmeno che cosa sentiva quando dipingeva questi quadri. Quello che posso raccontare è quello che sento guardando questi quadri: molta angoscia. Guardare quello che ha dipinto mi mette un po' ansia, perché non è un surrealismo, diciamo, solo strano, è un surrealismo che ti fa entrare dentro le sue emozioni, ti porta dentro il suo mondo cupo. È molto strano guardare questi quadri. Beh, noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 con un ospite nuovo nel nostro canale YouTube, nel nostro podcast El Gazi Podcast, e questo è il nostro podcast sulla creatività. La scorsa volta il nostro amico youtuber Lockman, come può venire un illustratore, sono venuti illustratori, grafici, videomaker, web designer, ci sono tanti tanti ospiti interessanti. Guardatevi le scorse puntate e seguiteci in live ogni giovedì alle 19. Abbiamo anche i nostri video che escono ogni settimana, e dove potete vedere i diversi temi legati alla creatività e tutto il resto che gira, tutto quello che gira intorno alla creatività vi portiamo in questo canale. Quindi El Gazi Podcast, El Gazi Channel e tanti tanti contenuti interessanti. Quello che faccio sempre è ringraziarti dall'inizio alla fine per aver messo like ed esserti iscritto al canale, perché sono sicuro che l'hai appena fatto, e noi ci vediamo al prossimo video, la prossima settimana.